quando mi chiedono come ho conosciuto Dalila, mi viene sempre in mente questo. 14 anni fa, in un bar caffè Renault di Roma, e da lì è iniziato tutto. Abbiamo avuto tanti momenti belli, tanti momenti un po' meno belli, e nel mio cuore c'è sempre stata lei. Ho sempre voluto lei e alla fine ho avuto lei. Cari sposi, il messaggio è forte. Siete chiamati a completarvi l'un l'altro, essere di aiuto l'uno per l'altra e viceversa. Quindi nella famiglia non c'è chi comanda, chi obbedisce, chi sta sopra, chi sta sotto. Siamo allo stesso livello, con ruoli diversi. Questo è il primo messaggio, quindi, della pari dignità, del rispetto. Non c'è amore se manca il rispetto. Non c'è amore se io non considero il compagno, la compagna della mia stessa natura. Gianti e Dalila, siete venuti a celebrare il matrimonio senza alcuna costrizione, in piena libertà, consapevoli del significato della vostra decisione? Siete disposti, seguendo la via del matrimonio, ad amarvi e onorarvi l'un l'altro per tutta la vita? Siete disposti ad accogliere con amore i figli che Dio vorrà donarvi e a educarli secondo la legge di Cristo e della sua Chiesa? Alla presenza di Dio e davanti alla Chiesa qui riunita, datevi la mano destra ed esprimete il vostro consenso. Io, Shanti, accolgo te, Dalila, come mia sposa. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Io, Dalila, accolgo te, Shanti, come mio sposo. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Crazy to think that a man can't hurt.
situazione, diciamo, no? Love takes its toll every time it don't work, yeah. When door closes and another opens, but it's hard to let go when your heart's broken. I give you my trust, can you give me your word? Come take my heart off glass and give me your love. I hope you'll still be there to pick the pieces up. No, give me my face. Cause baby, I'm fragile. Cause baby, I'm fragile. After he left you in 10 times 10, could I put you back together again? Yeah. One door closes and another opens, but I won't let go, cause I'm not like him. Baby, just say the words, let the love begin. Come take my heart of glass and give me your love. E il cantino si sposa. Shanti, tanti auguri, Dalila, anche a te, spero che abbiate una bellissima vita insieme. Auguri. Adesso vi trovate senza parole, ma auguri. Chicos, se le dice antes a Shanti, lo importante sois vosotros a partir de ahora, así que disfrutarlo. Auguri sposi! No, grazie. Ah, abbiamo litigato tutto il pomeriggio per cose banali. E niente, stavamo a casa e a un certo punto lui si è messo a piangere, eravamo sul divano a guardare la TV. Si è messo a piangere dicendo: tu non mi ami più, non mi vuoi più. Ho detto: no, non è vero, se vuoi te lo posso anche scrivere. E lui si alza, prende carta e penna e mi dice: ok, scrivi. È vero, gliel'ho fatto scrivere e controfirmare e dopo ho deciso che nella mia testa è il momento e gli ho chiesto la mano. E lui poi si assenta un attimo, mi fa chiudere gli occhi. Ma io non avevo mai immaginato che dovesse arrivare la proposta. Eppure l'ho sempre sognato questo momento. Però quando sono tornata con lui volevo che le cose dovevano andare così come andavano, senza, no, arrivare a questo giorno. E poi dopo, mentre io aprivo la scatoletta, me lo sono trovato in ginocchio e mi ha chiesto: mi vuoi sposare? Dalila, ricevi questo anello nel segno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Shanti, ricevi quest'anello, segno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Facciamo un bel applauso, sono marito e moglie.
Oh, I